un numero chiuso per contingentare le presenze degli autobus e controlli a monte e a bordo dei pullman sul possesso delle certificazioni vaccinali. È la principale misura attraverso la quale l'amministrazione comunale di Salerno punta a garantire un piano di controllo e sicurezza per la prossima edizione di Lucida Artista. L'evento, che potrebbe inaugurare il prossimo 26 novembre, è stato al centro di una riunione operativa che si è svolta questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, degli assessori Claudio Tringali alla sicurezza ed Alessandro Ferrara al turismo. Presenti anche l'amministratore unico di Salerno Pulita, Enzo Bennett, il comandante dei vigili urbani, Rosario Battipaglia, il presidente di Salerno Mobilità, Camillo Amodio, e diversi dirigenti comunali. Nei prossimi giorni il piano sarà presentato alla prefettura. Il sindaco Vincenzo Napoli non ha escluso che si possa chiedere anche supporto nel piano interforze a presidio del capoluogo. Il numero chiuso per l'accesso di pullman è un dato che è uscito forte dalla riunione, per fare in modo che ci sia una tornata di Lucida Artista nella più totale sicurezza dal punto di vista della prevenzione del Covid. C'è un numero contingentato, ci sarà un numero contingentato di pullman che potranno arrivare nella nostra città. Lasceranno i passeggeri in luoghi stabiliti e poi si recheranno a parcheggiare laddove prenotato e nei posti stabiliti dal sistema computerizzato di Salerno Mobilità. Lei parlava anche di presidi che controlleranno a monte il possesso, per esempio, del Green Pass e di altre. Chiederemo naturalmente agli operatori turistici che i pullman ospitino passeggeri certificati dal punto di vista della certificazione anti-Covid e di tanto si assumano le responsabilità anche penali. Una volta scesi i passeggeri, i pullman si andranno a dislocare nei luoghi di prenotazione stabiliti dal sistema computerizzato di Salerno Mobilità, dopodiché ad un orario convenuto con una telefonata torneranno a riprendere i viaggiatori e se li porteranno nelle sedi di destinazione. Privata naturalmente non è controllabile, sarà invece controllabile il sistema che verrà messo in campo dal piano di sicurezza, che provvederà con steward e quant'altro a contingentare gli accessi nei luoghi cospicui della città, numerando gli accessi e disciplinando i traffici. Chiederete alla prefettura anche un rafforzamento delle forze dell'ordine, gli altri anni c'è stato anche l'esercito. Naturalmente, insieme all'assessore alla sicurezza, non appena pronto e stilato il piano di sicurezza da parte di un tecnico incaricato che a tanto abbiamo ufficiato tramite una gara, ci recheremo in prefettura a stabilire un rapporto di collaborazione per fare in modo che si ottimizzino le possibilità di dislocazione delle forze, voglio dire, facendo un esempio banale, laddove c'è la finanza non ci andiamo noi con la polizia municipale e quant'altro, insomma, creare un meccanismo di collaborazione.